Salve amici di YouTube, quest'oggi vi farò vedere come si sostituiscono le pasticche posteriori del Beverly 300, questa serie qui, la serie dal 2010 in poi. Allora, innanzitutto quello che occorre sono pochi gli attrezzi, è una chiave da 17, chiavine esagonali e un cacciavite a punta piatta abbastanza robusto. Per prima cosa cosa occorre? La chiave da 17. In presenza di questi due bulloni che si trovano qui sotto la marmitta, uno e due, parte superiore e parte inferiore, verranno svitati. Uno e due, con una normale chiave da 17. E due. Vedete che matematicamente la pinza dei freni esce dal disco posteriore. E ora con una chiavina esagonale da 6 allenteremo questi due bulloni che si trovano alla parte posteriore. Guardate, 1 e 2. Una volta che abbiamo estratto 1 e 2 i bulloni che tengono le pasticche dei freni, matematicamente guardate che le pasticche vengono via. Vedete? Queste sono le vecchie, sono abbastanza consumate, guardate. E ora passiamo al montaggio delle nuove pasticche. Le nuove pasticche che ho comprato sono queste, marca Ferodo. Io sinceramente ho provato anche ad acquistare le pasticche originali Piaggio, che non è che sono male, per l'amor di Dio, però preferisco queste qui delle Ferodo perché hanno una miscela leggermente più dura. E questo che comporta? Avendo la miscela leggermente più dura e siccome che io percorro molti, anzi moltissimi chilometri in città e la maggior parte faccio freno ad acceleratore in moltissimi chilometri, preferisco questo tipo di miscela che si surriscalda in modo più violento, quindi riesce sempre a mantenere la sua durezza e quindi la frenata è sempre più attiva. Ci sono logicamente i pro e contro per la miscela morbida e la miscela dura, però io vi ripeto, preferisco sempre questo qui della Ferodo. Il costo si gira intorno tra gli 8 e i 12 euro massimo, e non è tanto caro come qualità. Vi ripeto, questa è la marca e il modello. Ora vi farò vedere come verranno sostituite e come verranno montate. Prima cosa, prima di inserire le nuove pasticche. Si preferisce sempre una pulitina ai tamburi principali, che sono questi, guardate. Questi sono i due tamburi principali che vanno a comprimere le pasticche per andare a frenare sul disco. Io sinceramente le consiglio sempre una piccola pulitina, guardate, così. E nel caso io ho anche un pochino un grasso spray che lo vado ad inserire sempre nella parte dove si inseriscono i due fermi per le pasticche, perché essendo una zona diciamo molto che subisce molto molte intemperie, acqua, fango e via discorrendo, quindi c'è sempre il rischio che poi quando si vanno a ricambiare le pasticche questi due bulloncini si vanno a diciamo a saldare in un certo senso per tutte le intemperie che subiscono. Quindi, perciò, in questi due buchini poi io ci vado ad inserire un pochino di svitol, un pochino di grasso spray. Tutto qua. Allora, siamo pronti. Una piccola spruzzatina di grasso spray. Allora, da come possiamo notare, i due pistoncini che vanno a comprimere le pasticche, noi noteremo che sono leggermente più in fuori del normale, perché comunque le pasticche originali, diciamo le pasticche che abbiamo appena sostituito, erano più consumate. Siccome che adesso queste pasticche qui hanno molto più miscela, diciamo, c'è il rischio, non andranno più diciamo, nel loro spazio comune perché bisogna comprimere i due pistoncini, uno e due. Si possono comprimere anche con la chiave da 17 per farvi capire, facendo leva
un pochino di forza nella zona, diciamo, del tamburo e andare a comprimere in questo modo così. Facendo questi due movimenti, per farvi capire, i due pistoncini rientrano. E avendo la loro rientranza comune, noi possiamo inserire matematicamente le due pasticche nuove. Allora, come vanno inserite? Va messa la prima pasticca in questo modo con le due guide principali, che sono queste, dove vanno ad essere inseriti i due fermi con il chiavino esagonale. Vanno messi in questo modo. Uno. E questa è la seconda che, da come potete notare, c'è questa mezzaluna che va ad essere inserita precisamente su questa guida sua predisposta. Ed ecco fatto. Abbastanza facile da fare. Ora non ci resta altro che reinserire le guide principali con un pochino di mistichezza, diciamo. Avendo la sua guida principale, guardate, ecco qua, è uno, e inseriamo il secondo. Riprendiamo il chiavino esagonale e adesso avvitiamo il tutto. Finiamo di saldare per bene questi due fermi con il chiavino esagonale. Uno e due. Allora, ora cosa occorre? Il cacciavite a forma piatta. Bisogna inserirlo all'interno delle due pasticche, in questo spazio qui, guardate. Perché? Perché adesso occorre inserire le due pasticche all'interno del disco. Il disco, siccome che c'ha comunque ha un suo spessore di circa mezzo centimetro più o meno, allargheremo le pasticche, guardate, in questo modo. Ovviamente senza fare danni, e le andremo a reinserire al posto suo nella guida. Bisogna sempre inserire questa parte qui dove noi abbiamo fatto spazio per il disco, inserire questo nel disco e poi andremo a riavvitare il tutto. Lo spazio c'è, guardate. Ora bisogna fare solo che bisogna inserire questa parte qui all'interno del disco, guardate. Un po' di mistichezza ed ecco. Inserite il tutto. Ecco fatto. Ora bisogna prendere di nuovo i due bulloni che abbiamo allentato all'inizio, che sono questi, e rimetterli al loro posto. Però prima di fare questo, io consiglio sempre di darci una pulitina. Vedete? Un pochino di carta straccia o qualche straccio in disuso. Andiamo un pochino a metterci un pochino una goccia di grasso spray. Sempre per ovvi motivi di, diciamo, di fango, di intemperie, di acqua. Ecco qua. Così la prossima volta che abbiamo, diciamo, una filettatura molto più umidita per facilitare l'allentaggio. Ecco qua. Inseriamo queste nella loro apposita guida, sempre con cautela di mistichezza. Possiamo iniziare a avvitare il primo bullone. Verranno fissati ben forte, ben saldi.
qua. Mi raccomando, sempre ben saldi. Ecco qua. Allora, possiamo notare che la ruota circola, compie un giro liberamente, guardate. Adesso vorrei vedere se è andato tutto bene, tutto a posto. Ci accorgeremo che la pompa dei freni è allentata. Ok, adesso si è irrigidita. Ok, questo ci fa capire che è andato tutto perfettamente bene. Ok, spero e credo che il video vi sia piaciuto, che avrò dato anche con qualche piccolo contributo a qualche persona che non è un meccanico come me, ma ha un pochino di dimestichezza nel fare tutto, oppure che ci piace fare, diciamo, compiere sostituzioni del livello meccanico della propria moto o della propria auto.